Gianni Colancione, oggi 25 febbraio 2012, stiamo alla presentazione del libro di Chiara Lalli, C'è chi dice no, in compagnia della dottoressa Parachini, militante radicale, dottoressa ginecologa in servizio all'ospedale romano San Filippo Neri, poi ha anche altre importanti cariche che ci dirà lei stessa. Intanto volevo farle qualche domanda, diciamo, su come le era sembrata questa presentazione di questo libro e anche come partecipazione. Ma sono molto contenta che l'associazione Luca Coscioni ha avuto l'iniziativa di presentare questo libro di Chiara Lalli, perché è stato un momento di riflessione su questa annosa questione dell'obiezione di coscienza sulla legge 194. Il libro di Chiara in realtà parla dell'obiezione di coscienza delineandone vari aspetti, non solo rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza, ma noi abbiamo voluto da questo libro prendere lo spunto per fare delle proposte finalmente per risolvere una questione che pesa pesantemente sull'applicazione di quello che poi è una legge dello Stato e che dovrebbe essere applicata normalmente nei vari ospedali e che invece viene sistematicamente disapplicata e disattesa. Quindi una buona occasione di riflessione soprattutto su delle proposte concrete. Dottoressa, abbiamo sentito parlare appunto di questo fenomeno dell'obiezione da parte dei medici ginecologi, che dobbiamo dire in Italia assistiamo anche, diciamo, all'inquietante associazione dei medici ginecologi cattolici, esiste anche un'associazione simile. Volevo chiederle, quando si è fatto il parallelo con l'obiezione di coscienza che poi portò alla conquista della, appunto, l'obiezione di coscienza per la leva militare, che fu fatta anche a colpi di disobbedienza civile, chi non si presentava alla famosa visita dei 3 giorni era renitente alla leva e così via. E io le chiedo proprio, diciamo, in ordine al suo ruolo di medico di un ospedale pubblico e civile, un medico che oggi presenti diciamo, questa obiezione di coscienza per quanto riguarda un'interruzione volontaria di gravidanza, potrebbe essere passibile di un'interruzione di pubblico servizio? No, perché la legge 194 prevede la possibilità per i medici dipendenti da luoghi pubblici, che è l'unico posto peraltro dove si può praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, prevede la possibilità di fare obiezione di coscienza. Noi in quanto radicali, proprio anche ricollegandomi a queste battaglie che hanno portato al riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare di cui lei parla, non abbiamo mai proposto l'abolizione della possibilità di fare obiezione di coscienza. Si tratta in realtà di capire come le strutture pubbliche si possono organizzativamente preparare ad adempiere a quelle che sono le loro funzioni pubbliche, cioè di applicazione della legge. Ci sono tantissimi paesi europei in cui il problema dell'obiezione di coscienza, che pure viene contemplato, non rappresenta questo ostacolo che esiste nel nostro paese, perché ci sono delle soluzioni logistiche. Faccio l'esempio della Spagna: il 95% delle interruzioni volontarie in Spagna avviene in strutture private convenzionate. Per definizione, una struttura che si occupa di questo non avrà dei medici obiettori di coscienza al suo interno. E le pazienti peraltro non sono per questo motivo abbandonate a loro stesse. Questa preoccupazione, che pure c'è stata nel nostro paese, che le donne, se non all'interno di una struttura statale, non erano tutelate adeguatamente, quello che faceva dire ai radicali che si trattava di un aborto di Stato, che veniva sancito con la 194, è una possibile soluzione che rispetta da una parte coloro che vogliono mantenere l'obiezione di coscienza, ma che rispetta il diritto della donna a quello che è, ahimè, un diritto alla salute riproduttiva. Dico ahimè perché nessuno vorrebbe passare attraverso un'interruzione di gravidanza, perché non è un valore per nessuno, è semplicemente una questione proprio di medicina riproduttiva proprio.
Un'ultima domanda rapidamente, volevo sapere cosa ne pensava del clamore mediatico recente per quanto riguarda gli ospedali romani, pronto soccorso, che in qualche modo, anche se in piccola parte, diciamo, coinvolge anche le donne che vorrebbero accedere appunto a un'interruzione volontaria di gravidanza. Sì. Credo che spesso il clamore serve a sottolineare l'esistenza di un problema che tutti sapevamo benissimo esistere. Quello che trovo curioso è la mancanza di alternative, cioè da una parte si punta il dito sulla disfunzione dei pronto soccorsi senza porsi il problema di creare, nel momento in cui si tagliano i posti letto, che è il vero motivo per cui poi i pronto soccorsi sono così affollati, strutture alternative ai posti letto che si sono tagliati. Parlo di tutta quella patologia cronica, per esempio, che con l'aumentare dell'età media purtroppo rappresenta una cospicua parte di accessi di pronto soccorso, in cui non si è prevista una struttura alternativa, per cui il cittadino a un certo punto non può che andare in quella struttura aperta 24 ore su 24, e credo che il vero cancro risieda nel fatto di aver pensato dei piani di rientro che tagliano i posti letto ma non implementano strutture sociali e sanitarie alternative, per cui tutto si riversa poi nel pronto soccorso con le conseguenze catastrofiche cui vediamo. Ringraziamo la dottoressa Mirella Palachini.